Ci sdraiamo in Shavasana con i piedi distanziati alla larghezza del tappetino. Le punte cadono verso l'esterno. I palmi delle mani all'insù. Una volta trovata la posizione, non ci muoviamo più. Ci abbandoniamo alla forza di attrazione gravitazionale e cerchiamo di entrare in connessione profonda con essa. Stabiliamo un contatto di riferimento con i punti del nostro corpo in cui scarichiamo il peso. Taloni, polpacci, glutei, osso sacro, scapole, nuca. Siamo coscienti di ogni sensazione. Rilassiamo i piedi. Diamo il comando di abbandono ad ogni singola fibra dei muscoli, dei tendini, dei nervi, delle piccole articolazioni dei piedi. Poi, allo stesso modo, rilassate le caviglie. Distendete i polpacci morbidi, appiattiti sul pavimento. Rilassate lo spazio dietro le ginocchia e le cosce. Sentite i glutei pesanti, sentite come tirano verso basso. Rilassate la zona lombare, immaginate che sia adagiata sul morbido cuscino. Poi rilassiamo bene la schiena, sentiamo l'aderenza al pavimento, l'abbandono. Rilassiamo la zona delle scapole e le spalle. Le percepiamo pesanti. Si fondono nel tappetino. Il collo allungato e rilassato. Portiamo l'attenzione al torace e rilassiamo i pettorali, gli intercostali, il trasverso del torace. E così liberiamo la gabbia toracica dalla corazza muscolare sempre in tensione. Poi portiamo l'attenzione all'addome e lo percepiamo morbido, elastico, permeabile al respiro. Rilassiamo il volto partendo dalle labbra che si distendono su una linea orizzontale, quasi ad accennare il sorriso interiore. Rilassiamo le guance, le tempie, il cuoio capelluto, percepito come una cuffia di muscoli aderenti al cranio. Rilassiamo la fronte e la sentiamo talmente distesa da appianare tutte le rughe, tutte le piccole increspature. Rilassiamo le sopracciglia con attenzione allo spazio centrale del terzo occhio. Rilassiamo le palpebre, gli occhi, che cadono in fondo al capo, in una dimensione al di fuori del tempo e dello spazio, laddove si apre la vista interiore. Rilassiamo la lingua e l'apparato fonatorio, formato da laringe, corde vocali e glottide.
percepiamo un punto di calore al centro della gola e sentiamo come si diffonde e rilassa i tessuti circostanti. Poi rilassiamo le braccia, partendo dalle dita delle mani, falange per falange, fino ai palmi delle mani, ai polsi, fino agli avambracci e alle braccia. Tutto il corpo, dalla punta dei piedi alla sommità del capo, è immobile, pesante e rilassato. Talmente immobile, pesante e rilassato da sembrarvi fluttuare leggeri come una piuma bianca, soffice, che danza nel vento. Lasciatevi trasportare dalla brezza fresca delle correnti cosmiche in un luogo di pace, di protezione, di sicurezza. È un luogo della vostra infanzia. Lasciate affiorare il vostro ricordo più antico. Le parole che non avete mai detto. Una luce bianca, soffice, piacevole, avvolge il vostro corpo formando un guscio luminoso intorno a voi. Tutto acquisisce un ritmo lento, eterno. Siete immensamente più grandi del vostro corpo espanso nella luce. Restate così, sospesi e fluttuanti, nella consapevolezza del vostro essere pluridimensionale, nella pura gioia dell'attimo presente. Ritornate al respiro, sentite il vostro cuore colmo di gratitudine. Ritornate al corpo fisico e percepite tutto il suo peso. Le gambe pesanti, le braccia, il petto caldo, gli indumenti. Fate un respiro profondo, energico e ritornate allo stato di veglia. Muovete le dita delle mani, dei piedi, sollevate le ginocchia, giratevi su un fianco. Memorizzate le sensazioni, portatele nei vostri sogni, per sempre maggiori consapevolezze. Buonanotte.